Allora, ragazzi, bentornati a questo corso su fretless. Ovviamente il primo argomento, che è quello più difficile sia da insegnare che da apprendere, è l'intonazione. Premetto che io non ho mai, frequentato dei corsi specifici per imparare a essere intonato sul basso fretless. Ho avuto qualche suggerimento nel corso dei miei studi e poco più. Infatti anche leggendo interviste dei più grandi suonatori di basso fretless, di Pino Palladino, Gary Willis, Sting, Percy Jones, che chi non lo conosce vada immediatamente a approfondirlo perché è un grande, ma anche vabbè, Jaco ovviamente, Mark Higgins, ce ne sono tantissimi. Leggendo anche le loro interviste o comunque i loro commenti su quando gli è stato chiesto come si sono avvicinati a questo strumento, come hanno, diciamo, risolto il problema dell'intonazione, ci sono varie interpretazioni a riguardo. Ad esempio, poi vi riporterò tutto sul PDF allegato, molti sostengono che le linee, quindi i segni, per chi ha un basso fretless defrettato, cioè che è nato con i tasti e poi li ha tolti, ovviamente gli è rimasto, come in questo caso, le linee dei vecchi tasti, diciamo. Oppure quei bassi fretless che li fanno proprio con le linee, diciamo, disegnate, oppure i pallini che mettono sul lato del manico della tastiera. Tanti dicono appunto che sono utili se non fondamentali. Altri sostengono che possono dare un'indicazione. Raramente ho trovato bassisti che invece sostengono, bassisti famosi, che sostengono che invece non bisogna guardare la tastiera quando si suona. Allora, io sono un po' nel mezzo in questa cosa, nel senso che secondo me se facciamo troppo affidamento alle parti visive, questo poi, tra l'altro uno dei bassisti lo dice, si ritrovò poi a suonare. Cioè, rischi poi di suonare da solo anche quando invece sei con una band e soprattutto se hai da leggere una parte, che sia proprio uno spartito, comunque gli accordi, gli appunti. È difficile perché ormai ti abitui a guardare sempre dove mettere le dita. Poi c'è un altro fattore importante che io. Qualche basso, non molti, però qualche basso fretless l'ho suonato e quasi mai premendo esattamente al millimetro, anche perché insomma il polpastrello non è che è una punta d'ago e PG esattamente dove c'è la linea o la barra o il segno del vecchio tasto, insomma. Quindi. No. Cercando di premere proprio guardando la nota proprio sulla riga, mi viene sempre crescente in qualsiasi basso io abbia mai suonato. Quindi io ho sempre preferito, anche grazie a un insegnante che mi diede questa dritta quando ero molto giovane e presi il mio primo fretless, che era un Cort a tastiera completamente cieca. Non ricordo nemmeno sinceramente se c'erano degli aiuti visivi, ma non li ho mai considerati più di tanto. E insomma, grazie a lui mi disse: inizia a studiare come se fosse un verticale, un contrabbasso, un violoncello. E dissi: come? E cerca di fare più pratica possibile. Infatti, io per anni ho suonato 10-12 ore al giorno solo il fretless, tant'è che il mio vecchio
manico fatto una brutta fine, però vabbè, questo è un altro argomento. E mi disse: fai scale, fai arpeggi, fai quello che vuoi, suona i brani, registrati, riascoltati sempre e solo senza guardare la tastiera. Quindi mi disse: parti magari, studia, che ne so, 6 mesi, un anno, 3 anni, sui primi cinque tasti. Quindi diciamo, parlare di posizione è un po' un'altra cosa. Comunque, la prima posizione, fatti tutte le scale possibili. Perché se io faccio un esempio, devo fare la scala di Fa maggiore, diciamo, in senso verticale, quindi classico. Se io guardassi l'inizio a fare così, non avrò mai poi la libertà di suonarla senza guardare. Quindi, cos'è secondo me lo studio dell'intonazione? Mettersi lì, qui ci vuole tanta pazienza, tanta applicazione. Infatti, tanti poi tornano al basso con i tasti. Mettersi lì. E piano piano, nota dopo nota, intervallo dopo intervallo, la nostra mano, almeno a me è successo così, avrà dei meccanismi automatici. Quindi, per ogni tipo di scala, in ogni punto della tastiera, perché come sapete, più vado in alto, più tasti lo spazio tra, chiamiamoli tasti, via. Tra i tasti si riduce, quindi le posizioni, le allargature cambiano. Quindi bisogna lavorare il giusto tempo su tutte le parti della tastiera. Cosa può aiutare? Registrarsi, perché noi mentre suoniamo in realtà abbiamo anche tante altre cose a cui pensare e difficilmente possiamo stare attenti perfettamente all'intonazione quando siamo all'inizio. Quindi registrarsi e riascoltarsi. Poi, altro consiglio, partire non da scale, eccetera, partire da una o due note alla volta. Ovvero, ad esempio, faccio col basso accordato, ovviamente, le corde suonate a vuoto mi danno la certezza che almeno queste quattro note siano intonate col basso accordato. Quindi un primo esercizio può essere quello di suonare per esempio La a vuoto e andare piano piano a cercare l'intonazione senza però fare questo, senza cercarla col glissato. Questa è un'abitudine che molti bassisti hanno, però è un errore vero e proprio. Quindi questo ci aiuta anche a sviluppare l'orecchio, pure farle suonare insieme. Ecco, quando suonano insieme la stessa nota, se c'è questa ondina nel suono, ora sono crescente sulla nota premuta. Ora sono calante. Quando sono perfette, vuol dire che siamo tonati. Quindi il primo esercizio può essere questo. Ovviamente all'inizio sarà difficile trovare senza l'aiuto visivo, appunto, la nota corretta. Andare a colpo sicuro, quindi non cercarla la nota, ma trovarla, cercare di trovarla. Poi si può passare ad esempio alle quinte. Se cambio appunto, diciamo,
parte della tastiera, mi cambierà allargatura, quindi qui bisogna fare pratica. Qui sarà diverso che qui. Questo si può fare per tutti, poi gli intervalli, le terze. L'ottava è ancora più difficile. Quindi io vi scrivo tutti gli esercizi che mi vengono in mente per partire, per cominciare, però dovete essere voi poi a decidere qual è il metodo migliore, il metodo che preferite usare, se aiutarvi con appunto con proprio i segni oppure dare un occhio via via a pallini che se li avete sul lato del manico. Ripeto, ci sono molteplici interpretazioni, molteplici punti di vista, però, ad esempio, ci sono anche tantissimi modi di suonarlo il fretless. C'è chi lo suona con dei glissati molto, molto, diciamo, larghi, quindi in quel modo sarà un po' più, diciamo, facile essere intonati, diciamo così. Poi dipende anche da cosa si suona, nel senso, quando andiamo in studio, questa è una cosa che ha scritto anche, che ha detto anche Pino Palladino, quando mi vedevano arrivare in studio col fretless, i produttori, comunque gli artisti, storgevano la bocca, perché ha un suono molto particolare, uno strumento unico, viene accostato spesso al basso, al contrabbasso, al basso acustico, una via di mezzo. Secondo me fretless è unico, cioè c'ha un timbro suo particolare, che non è accostabile a nessun strumento. E appunto a tanti non piace, quindi i produttori che storgevano, diciamo che erano contrari, poteva essere anche un fattore di gusto, oppure perché l'intonazione, soprattutto, ripeto, in ambiti pop è fondamentale. Andarsi a ascoltare un album con il basso stonato, insomma, non è come nel jazz che comunque diciamo che quando ascoltiamo i dischi del jazz di una certa epoca è che si sente proprio benissimo, nota per nota, quindi ci stavano anche un pochino meno attenti, dai, diciamo. Comunque, ragazzi, qui bisogna che prendiate una strada e che poi la seguiate il vostro percorso. Però tenete sempre di conto che nella musica non si sa mai quello che può capitare e può capitare anche di dover suonare leggendo gli spartiti. Quindi se vi verrà chiesto, come è capitato a me, di suonare il fretless, perché invece piace, però dovete leggere proprio delle parti, se siete abituati a suonare così sarà un casino. E lo stesso quando suonerete con altri musicisti. È ovvio che ci deve essere anche contatto visivo con gli altri strumentisti e
non ci mettiamo lì a suonare. Ci mandano via a pedate. Quindi questo è, secondo me, è il modo giusto, quello di fare il più possibile senza guardare. E ovviamente però anch'io quando devo fare i salti, devo suonare per esempio un Fa qui e un Fa qui con la coda dell'occhio almeno, anche se ci possiamo allenare tantissimo, però la coda dell'occhio mi aiuto almeno sulla nota di addio, cioè, senza guardare magari la prima, questo è un esempio, do uno sguardo alla seconda, e ci sono dei trucchetti insomma che utilizzo anch'io, però preferisco sempre essere libero di suonare fretless senza, e anche che se un giorno dovessi diventare cieco, probabile perché ho problemi di vista. E allora sarà ancora più difficile vedere i segni a tasti e quello che è. Quindi allora, per oggi mi fermo qui, vi scrivo tanto tutto e poi parleremo ancora di intonazione e poi ci dedicheremo a altri concetti riguardanti questo magnifico strumento. Ci vediamo al prossimo video.